Zlatan Ibrahimovic, da sempre uno dei dei del mondo del calcio. Se ci sentisse lui non sarebbe troppo d'accordo perché sosterrebbe di essere l'unico dio del calcio. Giocatore da sempre in grado di far sognare determinate tifoserie. E beh, in questo momento quelle che stanno sognando sono davvero tante perché sono giorni caldi, se ne è parlato tanto nelle ultime settimane. Dove andrà alla fine Zlatan Ibrahimovic? Ora, in questo video in cui faccio un po' da Man in Black, perché sono in una stanza nera, tutto vestito di nero, voglio un po' dirvi la mia, ma non solo, perché ovviamente poi leggeremo, anzi ascolteremo oggi alcuni vostri pensieri, dato che su Instagram vi ho chiesto di mandarmi un messaggio vocale in cui mi dite la vostra. Proviamo però a contestualizzare il tutto per fare chiarezza. Da poco lo svedese ha chiuso la sua parentesi ai Los Angeles Galaxy, dove ha però ancora un contratto in essere, perché fino al 31 dicembre lui è sotto contratto con i Los Angeles Galaxy. Sembrerebbe alla ricerca di una nuova avventura. Si è parlato tanto di Italia, con Bologna e Milan che sognano, per motivi diversi. Il Milan che sogna un ritorno in grande stile, magari sognando anche di risollevare un inizio di stagione molto complicato, e ne parleremo perché ho tante cose da dire. E poi il Bologna alla finestra, Bologna che continua a sognare, ma anche a credere più che in un sogno, in un obiettivo quasi. Di Vaio, ad esempio, è volato a Los Angeles recentemente per convincere Ibra, il quale ha un ottimo rapporto con Mihajlovic e che potrebbe scegliere questa avventura un po' particolare, chiamiamola così. Questo per quanto riguarda l'Italia e la pista che secondo me è un po' più plausibile rispetto alle altre. Difficile pensare ad un ritorno in Premier League, dove i ritmi sono molto più alti per un giocatore che, tra l'altro, non si è lasciato benissimo con la Premier, perché ai tempi del Manchester si era fatto male e non ha giocato nell'ultimo periodo, pur essendo decisivo fino a quando era in forma. E poi, dopo un anno e mezzo, due negli Stati Uniti, ovviamente con i ritmi, tornare in Premier sarebbe un po' più complicato. Si era parlato di Spagna qualche mese fa, si è parlato anche di Svezia. Ieri Zlatan ha messo su Instagram questo post che state vedendo, che ha lasciato molto scalpore, ma lo aveva già fatto qualche settimana prima proprio con la Spagna per motivi di marketing. Ad esempio, per quanto riguarda proprio il recentissimo caso di ieri, è ufficiale che sia diventato coproprietario della squadra svedese. Detto questo, parliamo però di campo e di dove andrà a giocare Ibra. Mi soffermerei sull'Italia e vi spiego perché, dal mio punto di vista, sia complicata la pista Milan. Io non sono nessuno e non ho, francamente, le informazioni giuste per dirvi se effettivamente Ibra alla fine andrà al Milan oppure no. Vi dico che dal mio punto di vista eviterei, anche se fossi all'interno del Milan, una mossa del genere. È vero, il calciatore si era trovato molto bene nel club rossonero qualche anno fa, è andato via controvoglia, la famiglia ama la città e tutto quello che volete. Ma io vi parlo proprio di decisione del Milan. Non credo che in questo momento Ibra possa risolvere dei problemi, soprattutto perché si sta evocando quasi come salvatore della patria. Sarebbe bello vedere un Ibrahimovic contro Ronaldo, sarebbe bello rivedere Ibrahimovic in Italia, tanto più rivederlo al Milan. Però credo che in casa rossonera, tanto più in questo momento, vada fatto un altro tipo di discorso, un altro tipo di progetto. Perché già negli anni passati si è forse capito poco in che situazione si trovi proprio il Milan. Ora non vorrei fare la parte di quello drastico, però si tratta sì di una squadra che ha vinto tanto nella sua storia, una squadra dal blasone importantissimo, ma anche di una squadra che ultimamente sta vivendo solo di ricordi. C'è poi anche il lato economico, il Milan ha già provato a fare determinate operazioni, cito Higuain, cito Bonucci, operazioni andate non a buon fine, anche perché soprattutto dal punto di vista economico non c'erano i fondi e quindi non a caso entrambi i giocatori sono tornati da dove erano arrivati, e sia dal punto di vista tattico, perché non mi risulta che Higuain o Bonucci abbiano portato il Milan in Champions League. Serve un altro tipo di progetto, magari più incentrato sui giovani, magari serve più pazienza, la stessa che non c'è stata nei confronti di Giampaolo a inizio stagione. Quindi, senza volermi soffermare troppo sul Milan, anche perché non vorrei far la parte di quello che prende di mira i rossoneri, credo che la mossa Ibrahimovic non sia particolarmente d'aiuto, perché si andrebbe a rievocare un'altra volta quel discorso che vi ho appena fatto. E quindi la speranza che arrivi il campione di turno, che faccia felici i tifosi in quel preciso momento, sperando, sognando che possa risolvere la situazione, quando poi così non è. Per carità, magari potrà anche far bene Ibra, magari la sua scelta finale sarà il Milan. Ma non credo, io, Federico Marconi, che possa essere in generale la scelta migliore. Detto questo, io dove andrà Ibra, francamente, ragazzi, non lo so, non ho la palla di cristallo, non
Non so, e se oggi faccio questo video è perché mi affascina ancora di più questa situazione. Lui ha detto che deciderà inizio dicembre. Io, francamente, non vedo l'ora di ascoltare la sua decisione perché sta creando un hype intorno a lui clamoroso. Ed è per questo che oggi, in questo video, io andrò ad ascoltare i vostri punti di vista. Come vi dicevo all'inizio, ve li ho chiesti su Instagram e vi ricordo, c'è l'omino qui accanto a me, di seguirmi su Instagram se volete partecipare a questo stile di video qui, praticamente il mio pensiero versus pensiero del web. Partiamo da Flavio, vediamo che ci dice Flavio. Penso che Ibrahimovic vada al Milan, ma una parte di me spera che vada al Bologna per vari fattori, per Mihajlovic, perché a chiunque piacerebbe vedere un giocatore così importante in una squadra medio-piccola. Uno per il passato che ha avuto in maglia rossonera, per gli anni meravigliosi che ha passato a Milano, e due perché il Milan sta attraversando una situazione evidentemente complicata e sappiamo che a Ibra piacciono queste situazioni, come abbiamo già visto anche negli anni scorsi con il Manchester. È un pensiero che riassume molte cose. Lui va un po' in contrasto con quello che dicevo io. Io ho detto farebbe male, lui dice farebbe bene. Ovviamente è un punto di vista che rispetto pienamente, che in parte condivido, nel senso che la sfumatura che ci dà Flavio è interessante perché ci dice a lui piacciono queste situazioni. Lo aveva fatto anche col Manchester, è vero. Lui arrivava al Manchester in un momento in cui non si vinceva da tanto tempo, non aveva mai giocato in Premier, c'era anche un Mourinho che ovviamente ti dà degli stimoli maggiori, un Mourinho che ha fatto pensare anche quando è arrivato al Tottenham che Ibra potesse anche andare lì. Ora sentiamo il vocale di Simone che ci scrive: scusa se l'audio è un po' lungo, ma volevo dire in pieno la mia opinione. Ora Instagram non ci fa vedere la durata del vocale, io sono un po' preoccupato, magari ci ho fatto una roba di un quarto d'ora, vediamo. Allora, ciao Fede, io sono Simone, vengo da Milano. Ciao Simone. Se tornerà in Italia, tornerà al Milan, Anche lui. perché comunque anche le frasi che ha detto quando era al Milan, che lo amava e così, e tutte le cose che ha detto a favore del Milan e del suo amore verso Milano, anche se non so quanto possano essere vere, visto che ha fatto tutte e tre le squadre più importanti, diciamo, d'Italia, Quello è cioè vero. Inter, Juve e Milan, e quindi lui potrebbe essere proprio il giocatore, non so se è giusto, perché comunque ha una certa età, anche se Dio, vabbè, è infinito. E quindi non lo so, però potrebbe essere un'idea quella del ritorno, cioè di tornare al Milan, perché comunque sta andando male e voglio farla tornare dove merita. E questo lo dico da interista. Ci ha dato la chicca finale, allora, grazie Simone, pensavo più lungo il vocale in realtà. Stavo già pensando, vabbè, un discorso che fai perché tifi Milan, in realtà lui tifa Inter. E quindi è interessante questo pensiero. Allora, guarda, secondo me Ibrahimovic andrà a giocare in Svezia, alla Banda di Oh! Svezia, al Malmo, Almeno parere perché conoscendolo contrastante. anche caratterialmente, vedendo come è fatto caratterialmente, credo che sia uno che voglia finire, voglia terminare dove tutto è partito. Mi è piaciuto molto il tuo pensiero, Ninni trattino basso mal. No, non ti dico che sono d'accordo, è difficile anche quella come pista. Lì è partito, lì potrebbe concludere. Lo ha detto spesso, peraltro, negli scorsi anni. E vi parlo di inizio 2010-2011. Vedremo se succederà. Sarebbe, ripeto, una pista interessante. Lui la sua decisione la comunicherà a inizio dicembre, come dicevamo prima. E visto che molti si aspettano una scelta a sorpresa, la pista Malmo sarebbe a sorpresa, sarebbe anche un po' poetica. E così chiudiamo anche il video. Quindi, ovviamente, qui sotto nei commenti io vi chiedo il vostro punto di vista. Se non mi avete mandato i vocali, ovviamente su Instagram, ma vi invito a seguirmi per mandarmeli magari prossima settimana quando parleremo di un altro argomento che, ovviamente, potete sempre consigliarmi qui sotto. Comunque, noi siamo in chiusura. Lasciate un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto. Se siete nuovi o se siete qui per caso, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi sui vari social e a non perdervi gli altri video usciti in questi giorni. Un bacione, never give up e al prossimo video. Bella, regà!